Ciao, sono Ambra e benvenuti in questo nuovo video. Ciao, come state? Spero bene. Oggi sono con voi perché non ho resistito. Ho voluto subito spacchettare la novità in casa Nabla, la Dreamy 2 Palette. Insomma, la palette Nabla Dreamy 2. Sono passati ben 2 anni dall'uscita di questa meraviglia che, nonostante Nabla farà uscire magari altre 30 palette, avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. La primissima Dreamy per me è stata una bomba, una palette che sembrava composta da me, con tonalità che ho amato, che continuo ad utilizzare nonostante queste uscite incessanti di prodotti cosmetici, anche un po' troppe, che ne dite? Insomma, volevo spendere 2 parole per lei perché rimarrà sempre una delle mie palette preferite di sempre, e se ancora oggi mi chiedesse quale tra tutte le palettine Nabla vi consiglierei, io continuerei a consigliare lei. Ma oggi giustamente è uscita la Nabla Dreamy 2, quindi andiamo a vederla brevemente insieme. La Nabla Dreamy 2 è una palette un po' particolare, definita dal brand una palette mistica, The Mystic Palette, e ce ne accorgiamo subito anche aprendo la box. I colori sono un po' più cupi, smorzati, è sostenuta dal velluto rosso e una volta andata ad estrarre la palette troviamo quelle che ricordano in tutto e per tutto delle carte da tarocchi. La speranza, il coraggio, la passione, la fortuna. Insomma, sicuramente l'ispirazione di questa palette è nata da un mondo misterioso, onirico per certi versi, esoterico forse anche per altri. Da qua il richiamo sia sul pack primario che secondario ai pianeti, alle galassie, ma anche a forme geometriche e non che nascondono dei significati un pochino più profondi, come ad esempio la luna e il sole. Una volta aperta la palette si presenta come le classiche palette uscite in casa Nabla. È una palette in cartone con apertura magnetica, dotata di specchio, ed è stata lanciata in vendita il 21 novembre sullo store ufficiale Nabla e anche sul sito Sephora, mentre dal 28 novembre la potremo trovare in tutti gli altri store fisici o di rivenditori autorizzati online e in regolare vendita. Ma andiamo a vedere un pochino più da vicino questa palette, e a me ha colpito per questa scelta di colorazioni molto vibranti, molto più scure, forse anche per certi versi dal gusto leggermente gotico. Quindi sicuramente la scelta cromatica di questa palette si differenzia molto dalle precedenti uscite. I toni di questa palette si fanno più cupi, più vibranti, più tendenti al rosso e al viola, colori predominanti di questa palette. Il costo della palettina sarà di €35,90 per 12 cialde che si dividono in 5 texture differenti. Abbiamo quindi le texture matte e super matte, e ancora la texture latex matte, che io personalmente amo, questo matte super elastico che si plasma in un tutt'uno sulla palpebra. Dovessi giorno di mai avere una mia linea cosmetica, la texture latex matte giuro che a Nabla gliela rubo. Abbiamo la texture metal foil, ricorda quasi una foglia d'oro pienissima di colore vibrante, super dorato e specchiato, fino alla texture super sparkle che io ho voluto subito mettere alla prova. È una texture che si promette di essere super aderente sull'occhio, tempestata di brillantini. Ho voluto testare questa texture che ho ritenuto la più difficile sia da utilizzare che soprattutto da formulare, e potete vedere la resa con i vostri occhi nel mini tutorial che vi ho girato. Formula di questi ombretti dovrebbe essere super piena, pigmentata, cremosa e fondente, come il cioccolato. Ed effettivamente da un primo swatch mi è sembrata proprio così. Sicuramente online ci saranno un sacco di swatches più precisi dal punto di vista della resa colore, anche sulla pagina YouTube stessa di Nabla, ma voglio provarli con voi. Parto dal primissimo colore, che è Pantheon. Pantheon è un colore avorio, perfetto per l'arcata sopraccigliare. Ram invece è questo viola, carico di riflessi. New Past è questo colore burrosissimo da un primo swatches, un bel mattone, quindi un marrone caldissimo, molto intenso. Sapete che amo questi colori, e questo matte ha una formula davvero super burrosa. Oniric è un colore super brillante, una sorta di bronzo scuro tendente al marrone, eccolo qua, questo a palpebra piena deve essere veramente meraviglioso anche per le feste. Libertine è un oro, dalla texture veramente pienissima, specchiata, guardate qua quanto riflette la luce.
Lucid Dream è un colore molto pieno, un oro freddo, che una volta applicato però è come se avesse una base trasparente su cui si stagliano dei glitter oro e anche verdi. Ho molta difficoltà a farvelo vedere in camera. Amarcord è questo color lampone super lucido, brillante, su cui si staglia una scia di glitter che dal vivo assumono le colorazioni dell'oro, del rosa, trovo anche del verde. Mirabilia è un bellissimo punto di lilla, iperscrivente, molto omogeneo. Ravvediamo del viola lilla per l'appunto e dei glitter, che in questo caso i glitter assumono le colorazioni più disparate. Dionysus è questo punto di rosso qua, super burroso, la texture latex matte. Ho già detto che l'amo. Déjà Vu è marrone chiaro, perfetto per lavorare nella transizione. Ravvedo in lui anche delle note del caramello, quindi molto caldo. Hidden Place è un colore che veramente fate voi. Veramente molto strano, un bellissimo duochrome verde ramato con iridescenze viola fucsia e una scia di glitter, un effetto duochrome davvero interessante. E infine Offline, questo marrone rosso super caldo che una volta andato a swatchare assume le sembianze di un viola rosso. Parto dalla prima shade e utilizzo un matte. Pantheon è uno di quei colori così tanto basici e utili quando si realizza un trucco che dovrebbe essere inserito per legge in ogni palette. Prendo con un pennellino morbido e vado ad applicare il mio colore opaco e molto naturale sotto l'arcata sopraccigliare, un pochino ai bordi del mio naso e un pochino anche sotto la rima inferiore dell'occhio, quasi a definirne un contorno o una traccia. Con un pennello morbido come questo, sempre Nabla, ma ve li inserisco giù in info box, vado a prendere una punta ma millesimale di Déjà Vu, quest'altro matte perfetto per lavorare nella piega. Crea un'ombreggiatura piuttosto alta ma soprattutto impercettibile, infatti scelgo di utilizzare poco colore perché voglio che il colore predominante di tutto questo look occhi sia il viola. Anche per quanto riguarda questa palette, i matte si confermano meravigliosi, modulabili con un'intensità variabile. Il colore che più mi ha colpito di questa palette è senza ombra di dubbio Rem. Nella categoria di texture super sparkle, Rem è una cialda caratterizzata da una miriade di glitter o brillantini racchiusi in una texture super aderente sull'occhio. Andiamo a provarla. E ho notato che col pennellino anche il fatto, ho provato ad applicare il colore senza una base appiccicosa, un pochino sticky che trattenga bene il colore, questa texture non performava al meglio, quindi sicuramente per far emergere al meglio le crumie di questo ombretto vi consiglio di applicarlo su una base grassa, che può essere tranquillamente un correttore, ancor meglio su una matita nera o di una tonalità molto scura per enfatizzare ancora al meglio tutte le perlescenze differenti di questo ombretto, pressarlo con il dito come ho fatto io poc'anzi o bagnare leggermente il pennello. Sto apprezzando invece moltissimo il fatto che, nonostante stia lavorando il prodotto non facendo particolarmente attenzione a non farlo svolazzare, come vedete non c'è nessuna traccia di glitter sul mio contorno occhi, quindi sicuramente meraviglioso aspetto. La texture sembra molto piena, molto aggrappante, anche perché con questo metodo di applicazione sto cercando di testare e mettere in difficoltà la qualità di questa cialda. Ma ditemi voi, il colore mi sembra già bello pieno anche senza aiutini, è bello omogeneo. Esco da una delle mie categorie preferite e vado a prendere Offline nella texture latex matte. Questo marrone violaceo butta fuori tutta la componente rossa. La texture dei latex matte, uscita per la primissima volta con le Cutie Palette di quest'estate, per me è stata una vera e propria scoperta. Hanno un finish plastico meraviglioso sull'occhio, soprattutto sulle palpebre un pochino più age, non ingessano la palpebra, danno una luminosità non caratterizzata da glitter, possono risultare pacchiani o comunque andarsi a infilare nelle pieghette creando degli antiestetismi della palpebra. Insomma, per me è stata proprio una rivelazione. Poi guardate con una punta di colore come si plasmano. È una punta di Offline anche sotto l'occhio. Sempre con il mio dito vado in questo caso a prendere Mirabilia, questo viola molto più chiaro. Aggiungo un tocco di luce solo al centro della mia palpebra. Ora prendo una puntina di Lucid Dream, ne inserisco giusto un tocco picchiettato sotto all'arcata e all'interno del dotto lacrimale.
Ok, per non togliere scena agli ombretti che ho applicato sulla palpebra, anche alla luce del fatto che la mia palpebra, cribbio, è sfigata forte, ho deciso di non applicare l'eyeliner e tantomeno le ciglia finte. Lasciamo lo spazio a questi colori che sembrano davvero meravigliosi. Quindi ho semplicemente terminato questo look con la mia amatissima e stracomprata Bombay Black di Nabla, la mia matita della vita, e con una veloce passata del Major Pleasure, il mascara Nabla. Sulle labbra invece ho scelto di indossare questo colore Burberry, che vi lascio giù in info box. Bene ragazzi, questo video termina qua. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa palette, se vi incuriosisce, se avete intenzione di acquistarla, se invece vi aspettavate di meglio. Insomma, vi aspetto qua sotto nella sezione commenti per sapere cosa ne pensate di questa palettina. Io non vedo l'ora di realizzare un altro look con questo colore qua, che mi ha incuriosito moltissimo. Non l'avevo notato prima di swatcharlo, quindi grazie per avermi tenuto compagnia mentre sbirciavamo la nuovissima Dreamy 2 di Nabla. E il mio augurio nei vostri confronti è sempre uno e uno solo: non scordate di starmi bene.